i temi. Temi che erano un tabù. Il reddito di cittadinanza di cui parla Daniele è un tema con qualunque forza politica, ne parlavamo in campagna elettorale, ci dicevano che non abbiamo inventato nulla, abbiamo scoperto l'acqua calda, come se fosse una cosa che, di cui tutti discutono da sempre. Sì, sulla carta, però non hanno mai dato un impulso, una spinta a farlo veramente. E infatti una volta eletti si sono dimenticati di questo tema, che in campagna elettorale era diventato quasi un tema comune, trasversale. Vi invito ad andare a riscoprire, rileggere, riascoltare eventuali comizi. Se ne parlava. Poi se ne sono dimenticati, come in tutte le legislature, in campagna elettorale si portano dei temi, poi vengono riscoperti dopo 5 anni, o ultimamente dopo 2 anni, quando si torna a elezioni, perché sono temi elettorali. Non sono temi che si vogliono affrontare realmente, come lo è il tema dell'immigrazione, come lo è il tema dello ius soli, questi temi così delicati che sono utilizzati come bandierine da tenere in campagna elettorale per dire io identifico i miei elettori, io li identifico con questa battaglia. Dopodiché se ne dimenticano, solo che non hanno fatto i conti col fatto che ci siamo noi e abbiamo rotto le scatole, perché dopo 7 mesi, dopo uno studio approfondito, perché non era una cosa che si poteva fare così banalmente, abbiamo presentato un disegno di legge sul reddito di cittadinanza e abbiamo cominciato a riparlarne. Adesso sono costretti a parlarne, nel bene o nel male sono costretti a parlarne, sono costretti a fare i conti. E quando senti la UIL che ti dice che spendono 22 miliardi di euro per gli ammortizzatori sociali cassa integrazione, tu dici quei 22 miliardi se li metti nel reddito di cittadinanza era proprio quello che ci serviva, forse anche un po' meno, premesso, ci serve. Quindi capite che alla fine diciamo scopri un po' i nervi di questa situazione. Che poi in questi 7-8 mesi ci siano stati degli eventi anche un po' straordinari, qualcuno può definirli coincidenze. Il fatto che oggi si parli di abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, ma adesso ne parliamo, non vi preoccupate che vi do. Era giusto per dire, però se ne parla, sentono la necessità di farlo, sentono la necessità di parlarne, di affrontarlo come tema, la necessità di ridurre i costi. Questi temi erano temi che erano nell'aria. La decadenza di Berlusconi e tanti altri fatti avvenuti in questi mesi, credetemi, si possono definire coincidenze, ma per me non sono coincidenze. È arrivato qualcuno dentro che ha cominciato ad aprire, un po' a scoperchiare e cercare di denunciare determinate anche inerzie e fare delle proposte. Sul tema delle piccole e medie imprese ci sono ben 106 proposte, tra emendamenti e proposte di legge, altre attività fatte specifiche sulle piccole e medie imprese, alcune anche approvate, di cui sentirete poco parlare, perché ovviamente quando qualcosa passa poi di nostre proposte viene fatta proprio da qualcun altro come battaglia. Apro subito una parentesi sul finanziamento pubblico ai partiti, perché ha una doppia veste, sia nello specifico sia su come funziona la comunicazione in Italia, l'informazione, perché è bene che osserviate questi due aspetti. Ieri la giornata era la notizia di apertura di qualunque telegiornale, di qualunque giornale: abolito il finanziamento pubblico ai partiti. Finalmente una battaglia vinta, letta, garantito, promessa, fatto, vivo, un tripudio. Ieri è stato un tripudio. Ora, abolire il finanziamento pubblico ai partiti, ma non l'avevate abolito nel 93, o ricordo male? Avevate, nel senso voi partiti, non ci avete detto per 20 anni che si trattava di rimborsi elettorali e che non era quindi un finanziamento pubblico? Come mai titolare la legge abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti? Quindi ammetti implicitamente, quindi sei doppiamente stupido, perché lo ammetti anche nel titolo e anche tra le righe nel titolo, che stai abolendo qualcosa che doveva già essere abolito, che per anni mi hai detto che era già stato abolito. Primo. Secondo, non si abolisce un bel niente. Non vi fate ingannare, non c'è nessuna abolizione, lo stanziamento è sempre 91 milioni di euro, quei 91 milioni di euro vengono gestiti in modo diverso. Sentirete dire che l'anno prossimo percepiranno meno soldi dal finanziamento rispetto a quanto era previsto, fra 2 anni 50%, fra 3 anni il 70%, fra 4 anni niente, perché sono tutti trasferiti a un'altra voce, che è quella del 2 per mille. Voi sapete cos'è il 2 per mille? Sono tasse che avete già pagato, non sono un'erogazione liberale. Non vi fate ingannare da questo. I cittadini erogano liberamente ai partiti. Non è vero.
voi andate, avrete la possibilità di destinare il 2 per 1000 delle tasse che già avete pagato, quindi non sono soldi nella disponibilità del singolo cittadino, ma sono soldi che sono già all'erario, che potrebbero essere usati per servizi sociali, per la scuola, per le imprese, per tutto. Decidi, quindi tu cittadino hai già pagato quella piccola tassa, decidi che invece di destinarla a servizi sociali, scuole, imprese, decidi no, la destino al partito. Ma sono soldi che sono già nelle casse dello Stato, quindi sono sempre soldi dello Stato. E infatti nelle coperture di bilancio il risparmio serve a coprire quella voce lì, quindi meno soldi do, li do dall'altra parte, come i vasi comunicanti. Poi hanno introdotto un'altra cosa che forse aprirà un altro vaso di Pandora e ci costerà ancora di più: le scuole di formazione politica. Questo non ne ha parlato nessuno ieri. Detrazione fiscale del 75% per la partecipazione a corsi di formazione politica organizzati dai partiti. Quindi un partito si apre una bella scuola di formazione politica, paghi 1000 euro per fare un corso, 750 te li ridà lo Stato in sotto forma di detrazione fiscale quando fai la dichiarazione dei redditi. A chi vanno quei 750 euro? Al partito. E da chi vengono, da dove vengono prese? Dalle casse dello Stato. Non vi dico ovviamente i giri che si possono fare. Se io devo dare 250 euro al partito perché ho questa voglia, gli voglio dare 250 euro in tasca mia, mi può suggerire: no, guarda, non me ne dare 250, iscriviti al corso che costa 1000 e 750 te li dà lo Stato, così a noi ne entrano 1000. Perché no? Io sempre 250 ne ho tirati fuori, era quello che volevo dare. Quindi sappiate che si apre un nuovo business sempre per i partiti. Questo è l'inganno che è stato fatto ieri. Per non parlare del metodo, perché anche lì l'inganno, il disegno di legge c'è già, è stato già approvato alla Camera con queste disegno di legge che vi ho detto, ovviamente noi ci siamo opposti perché non era una abolizione, però alla Camera è stato approvato, adesso è incardinato al Senato, ce l'abbiamo in commissione affari costituzionali al Senato, e ieri cosa fanno? Un decreto legge. Questo disegno di legge nell'arco di un mesetto era convertito e diventava legge normale, legge ordinaria, tanto la prossima rata la prendono a luglio, quindi c'è tutto il tempo per bloccare la prossima rata. No, trasformato in decreto legge, mi spiegate perché? Perché questa esigenza ieri di fare un decreto legge era solo esclusivamente una manovra di propaganda, mera propaganda, perché la legge veniva approvata, perché hanno preso lo stesso testo e l'hanno trasformato in decreto immediatamente operativo, perché dovevano soddisfare una lotta interna letta a Renzi, a chi fa prima determinate cose. Ovviamente tutto un inganno. Questo per dirvi anche come l'informazione in Italia si limita ad ascoltare quello e ripetere come pappagallo quello che i politici ogni volta dicono, senza mai fare un approfondimento serio. E ancora oggi i titoli di giornale è abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, senza pochissime voci, pochissime, che vanno a spulciare tutti questi aspetti. Torniamo al Movimento 5 Stelle, ci tenevo ad aprire questa parentesi sul finanziamento pubblico dei partiti perché è veramente un inganno da svelare, perché vi ingannano, ci ingannano, attenzione, questa lentamente, era un hashtag uscito in Twitter dopo che l'intervento, l'ultima fiducia data, l'ha detto, se non ricordo male, Alessio Villarosa, lentamente. Mente, perché la menzogna è una delle cose che abbiamo più notato, la menzogna, cioè dire delle cose che non sono vere. Dovete sapere che addirittura nel documento di economia e finanza, cioè un documento di programmazione economica finanziaria che è stato approvato qualche mese fa, è stato addirittura scritto, quindi per l'Europa, che noi abbiamo già approvato la delega fiscale di cui tu parlavi prima. C'è già scritto che alcune norme sono già state approvate nella delega fiscale. In realtà la delega fiscale non è ancora stata approvata, la legge delega fiscale, è ancora in corso di esame. Quindi la capacità di mentire anche nei provvedimenti che fondamentali del paese, c'è anche questo aspetto. Abbiamo, tornando al discorso che faceva Stefano all'inizio, il fondo in cui versare le eccedenze dei nostri stipendi. Noi in Parlamento siamo di più rispetto ai loro 9, siamo in 160 e la cifra chiaramente lievita. Noi il primo, dopo 2 mesi e mezzo, avevamo a disposizione 1,5 milioni di euro, adesso siamo a circa 2,6 milioni per la seconda tranche, 2,6 milioni euro. Non abbiamo il fondo su cui versare, malgrado lo abbiamo chiesto. Lo abbiamo chiesto e lo abbiamo ottenuto, attenzione, con un emendamento al decreto del fare, c'era un emendamento, da noi proposto e approvato, in cui si diceva
nell'ambito del fondo di garanzia per i prestiti alle imprese, un fondo che ha un moltiplicatore, cioè versi 1.000, con quei 1.000 ci puoi garantire prestiti per 10.000, quindi un milione diventano 100 milioni, 20 milioni, sono il moltiplicatore 20 nel caso del fondo di garanzia, diventano 20 milioni di possibile prestito da garantire con quel milione, la possibilità di erogazioni liberali, cioè che noi possiamo versare dei fondi su quel fondo, dei nostri fondi. Per farlo bisognava fare un piccolo regolamento, nel senso di individuare il capitolo di bilancio d'entrata e stabilire come veniva gestito, dove è spostato, eccetera. Non è stato fatto, in 90 giorni di tempo dopo l'approvazione del decreto del FAN, non è stato fatto. E noi oggi abbiamo una difficoltà materiale a depositare questi soldi. Quindi siamo cittadini che vogliono dare soldi allo Stato, che sono poi dello Stato e tendiamo a restituirli, e non possiamo farlo. O se lo possiamo fare, lo dobbiamo fare in un fondo che è un fondo calderone, dove si perdono i 1.000 rivoli, quando li vorremmo destinare proprio alla piccola e media impresa. Questo è un po' un excursus generale, poi magari rispondiamo ad altre domande. Un'altra caratteristica, prima di chiudere, è la coerenza. Quello che abbiamo detto in campagna elettorale, quello che abbiamo scritto nei 20 punti di programma, noi uno per uno lo stiamo portando avanti. Ma la coerenza non passa solo dal fare finta di presentare un disegno di legge come fanno gli altri partiti, che presentano 1.000 disegni di legge al primo giorno e mai uno è andato in aula. Noi ne presentiamo pochi, quei pochi che presentiamo però battagliamo fino in fondo per averli calendarizzati e per averli approvati, e perché siano diventino tema, diciamo, comune di tutti. Grazie.